Ciao ragazze, bentornate nel canale. Oggi sono qua per fare il video sui prodotti bocciati, che è da tantissimo tempo che non registro e non so se sia un segnale positivo, nel senso che per fortuna non ho trovato tantissimi prodotti pessimi da mostrarvi, oppure perché sono una pelandrona ed è da tantissimo tempo che non mi metto a girare un video di questo genere. Però direi che in questo caso vale di più la prima opzione, perché di prodotti bocciati sì, ne ho qualcuno, però non sono così tanti. Direi di cominciare subito con i prodotti per la cosmesi o per la cura, comunque, scusatemi, della persona. E il primo prodotto che, ahimè, devo bocciare, perché sono sicurissima che qualche anno fa ve l'avevo promosso in qualche video dove vi parlavo dei 1000 prodotti della BB Verde Coop, è questo tonico purificante rinfrescante. Perché? Che cosa succede? Probabilmente, anche se è un prodotto biologico, ha una formulazione un pochettino troppo aggressiva per la mia pelle, infatti la secca veramente tantissimo. E cosa che non mi piace di questo tonico è che, anche se ne applico una piccola quantità sul dischetto di cotone, quando lo vado a tamponare sul mio viso rimane troppo prodotto, fa quell'acquetta e lascia quella sensazione di appiccicaticcio che il tonico non dovrebbe fare, ed è anche veramente molto fastidioso. Secondo prodotto che boccio, e anche questo, adesso che ci faccio caso, è un prodotto bio, e non è proprio un buon segno che io bocci tutti questi prodotti bio, perché tendenzialmente mi piacciono e ne trovo molti fatti bene. È questa acqua micellare di Botanica, fatta però in mousse, contiene succo di aloe, arancia e pompelmo. Allora, qual è la figata di questo prodotto? È che, anche se è liquido, e vedete che io mi sono impegnata, mi sono sforzata per tantissimo tempo per riuscire a terminarlo, ma poi sono arrivata ad un punto in cui ho detto no, basta, questo prodotto non lo sopporto più. Vi faccio vedere una piccola dimostrazione, anche se all'interno appunto è liquido, quando voi lo utilizzate diventa una mousse ed è una roba fantastica, cioè bellissimo, non so. Però che cosa succede? Che questa mousse è molto impalpabile, ovviamente, essendo una mousse, e quando mi devo struccare ci metto veramente tantissimo tempo per riuscire a rimuovere tutto quanto. Insomma, per quanto mi riguarda, non è proprio la tipologia di prodotto che mi piace utilizzare per struccarmi, perché mi fa perdere troppo tempo, rimane appiccicaticcio, io poi ovviamente risciacquo sempre il viso, però insomma mi ero stufata di utilizzarlo. Per quanto riguarda bruciori, rossori, da quel punto di vista non posso dire assolutamente nulla, perché non mi ha mai dato problemi di questo tipo. Semplicemente, secondo me, non è una formulazione abbastanza veloce o abbastanza semplice da utilizzare, specialmente appunto noi donne la sera, quando siamo stanche e arriviamo a struccarci anche a degli orari veramente impensabili, vogliamo un prodotto che sia molto veloce da utilizzare, e questo invece fa perdere un po' troppo tempo. Terzo prodotto bocciato, e questo non è bocciato, è bocciatissimo, oggi sarò cattivissima su questi prodotti, è questo scrub corpo dell'Equilibra, ed è questo barattolone con il tappo rosa. Fate attenzione perché ce n'è anche un'altra tipologia con il tappo verde, mi pare, quindi attenta a non scambiarli. Questo qui è lo scrub corpo nutriente zuccherino, con sale marino, zucchero di canna, olio di aloe, olio di mandorle, olio di girasole. Perché vi ho voluto leggere tutti gli ingredienti che ci sono all'interno di questo barattolone? Perché la consistenza di questo prodotto è veramente troppo oleosa. Va bene, ci sta che lo scrub abbia anche dell'olio appunto per idratare, per nutrire la pelle, per lenirla, perché magari sfregando appunto con lo scrub la pelle si potrebbe arrossare, ma questo è veramente troppo. Secondo me ci hanno messo dentro troppi oli, infatti è fastidiosissimo. Anche se state lì a lavarvi accuratamente dopo con il bagno schiuma, vi rimane la pelle lo stesso oleosa quando uscite dalla doccia, ed è una sensazione veramente fastidiosa. Neanche da dire che nel giro di qualche minuto poi l'effetto svanisce, perché la pelle assorbe completamente quest'olio. No, vi rimane per parecchio tempo questo effetto sulla pelle di appiccicaticcio, che è veramente qualcosa che io non sopporto. Quindi mi dispiace perché la profumazione è buona, gli ingredienti che ci sono all'interno sono molto buoni, lì c'è fatto molto bene, però purtroppo è impossibile da utilizzare. Magari lo utilizzerò per i piedi durante il periodo estivo, però anche lì se mi lascia i piedi appiccicosi, cioè
è fastidiosissima perché magari ci scivolano i sandali e non è proprio il massimo. Passiamo invece alla sezione make up, dove ahimè devo bocciare due mascara. Il primo che vi faccio vedere è una mini size perché me l'hanno regalata recentemente da Sephora facendo degli acquisti. Quando ho visto che mi buttavano nel sacchettino questo, ho detto no! Questo qui è il Sephora O Treasures Volume e in pratica dovrebbe allungare tantissimo le vostre ciglia, fare questo effetto, scusatemi, allungato, voluminoso, spettacolare. Qual è il problema? E ve lo indico insieme anche a quest'altro, che è un altro mascara di Sephora, del Cinescope. Probabilmente Sephora ancora non ha capito che deve apportare questa piccola modifica ai suoi mascara. Una volta che voi li aprite, il tubetto qui all'interno secondo me non ha una riduzione adeguata, quindi non si restringe in maniera adeguata per far sì che quando togliamo lo scovolino un po' di prodotto, il prodotto in eccesso, rimanga all'interno del tubo. Quindi cosa succede? Che due danni apportiamo in quell'istante: una quantità infinita di mascara che va sulle nostre ciglia e quindi si formano grumi, si appesantiscono troppo, si appiccicano le ciglia tra di loro, quindi effetto bruttissimo, e o ci strucchiamo, rifacciamo tutto quanto, o cerchiamo di sistemare facendo delle passate un po' più delicate, ma la maggior parte delle volte si fa peggio, quindi è veramente fastidiosissimo questo effetto. E secondo, si sporca tutto il collo del mascara, e ogni volta che lo impugnate e lo maneggiate vi sporcate tutte le mani, e se poi vi toccate anche il viso vi lasciate le chiazze nere anche sul viso, e direi che questo proprio non ci piace. Quindi mi dispiace doverli bocciare, perché il nero è di un bel nero, però esce veramente troppo prodotto e il risultato è bruttissimo. Ultimo prodotto che boccio, e mi dispiace doverlo bocciare un pochettino perché ci avevo creduto tanto quando avevo acquistato da questo brand, ed era la prima volta che acquistavo, e un sacco di ragazze su YouTube fanno delle recensioni super positive su questo marchio. Magari sono stata sfortunata io, oppure ho scelto proprio uno dei colori che non è proprio il massimo, ed è un ombretto di Nabla che ho acquistato, mi sa, l'estate scorsa, ed è il color Sugar, ed è questo colore qui. Questo color un po' champagne, questo colore chiaro che si può utilizzare tranquillamente per illuminare l'interno dell'occhio, l'arcata sopraccigliare. Che cosa succede? Che era stato decantato come un colore super pigmentato, e invece devo veramente strofinare tantissimo per riuscire a prelevare un po' di prodotto, e quando lo vado a sfumare rimane veramente poco e niente di colore. Adesso qui forse riuscite a vedere che luccica perché c'ho il riflesso, la finestra proprio qua davanti, però vi assicuro che una volta che lo stendete sulla palpebra mobile diventa quasi impercettibile, ed è un peccato perché ci sono rimasta male. E l'altro ombretto che invece ho comprato è un colore un po' più scuro, quindi è più pigmentato, probabilmente è un po' difficile con i colori più chiari renderli super pigmentati. Ok ragazzi, abbiamo già terminato, questi erano i miei pochi prodotti bocciati che finalmente potrò prendere e buttare, ad eccezione dell'ombretto che lo salvo, lo posso riutilizzare in maniera magari diverso. Spero che questo video vi sia piaciuto, voi spollicciate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!